Benvenute a tutte e a tutti a questo corso sul linguaggio C#, tecnologia.NET. Questo corso, realizzato dal team OpenSource, sarà costituito da una serie di lezioni, al momento 40, dove noi andremo a definire tutti, diciamo, i fondamenti della programmazione in C#. C# è tecnologia.NET, si scrive .NET, ed è in effetti il linguaggio di programmazione principe che è stato utilizzato dalla Microsoft a partire dagli anni 90, fine anni 90, inizio anni 2000, per l'implementazione di tutte le tue soluzioni software da parte della Microsoft su piattaforma Windows. Oggi il C# è diventato uno standard di programmazione in molti ambiti ed è anche un linguaggio multipiattaforma, con alcune, diciamo, restrizioni che noi andremo poi a spiegare via via che ce ne sarà la necessità. Partiamo subito col dire che C# quindi è un linguaggio di programmazione, diciamo, ad oggetti. Ha una sintassi che è molto simile al C++, non a caso il nome C con l'hashtag vuol dire che alla fine la sintassi è derivata dal linguaggio C++ ed è utilizzato per moltissime applicazioni, sia in ambiente Windows che in ambiente web, ma io direi anche in applicazioni multipiattaforma. È basato sulla tecnologia .NET. Ovviamente è stata sviluppata a partire dagli anni 90, fine anni 90, dalla Microsoft. È utilizzato anche appunto in ambito open source con alcune delle restrizioni. È un linguaggio interpretato come Java, in quanto praticamente utilizza un framework che si pone, diciamo, in maniera molto semplicistica, ma poi lo vedremo in dettaglio, fra quello che è, diciamo, il linguaggio di programmazione, codice sorgente, e quello che è in effetti l'ambiente di esecuzione, appunto, che è costituito dall'insieme di programmi, software di livello base del sistema operativo attraverso l'esposizione di quelle che si chiamano in gergo API, Application Programming Interface, e quindi attraverso, diciamo, un software intermedio che fa da ponte fra quello che è il codice sorgente C# e quello che poi dovrà essere il codice di esecuzione appunto nella piattaforma desiderata, permette l'interoperabilità su vari ambiti. È basato quindi su un framework che può essere definito una sorta di middleware, software intermedio, che chiaramente viene utilizzato per dare un maggiore livello di astrazione al linguaggio. Diciamo che mentre in Java noi abbiamo la necessità della Java Virtual Machine, JVM, per le varie piattaforme operative, con C# e con programmi scritti in C#, con, diciamo, le relative, diciamo, differenze, è necessario utilizzare, diciamo così, un framework, appunto, che è .NET, il quale .NET però si distingue in .NET Framework e .NET Core. Il primo, sostanzialmente, lavora in ambiente Windows e in ambiente web, tutto su piattaforme Windows, ed è sviluppato anche come tecnologia base delle cloud Microsoft e Azure. Per quanto riguarda invece il .NET Core, è un ambiente di sviluppo pensato per altre piattaforme molto più ristretto di funzionalità, ma comunque con una serie di funzionalità che bastano per comunque realizzare appunto un programma in un altro ambiente, e che quindi, diciamo, discende in maniera più ristretta, se vogliamo, dal .NET Framework per alcune funzionalità. Però il supporto per il linguaggio di programmazione base, per ora, con queste grosse differenze, non le vedremo, ma sostanzialmente è identico. Guardiamo un attimo, appunto, come è organizzata l'architettura .NET. A livello alto di questa pila, noi abbiamo il nostro linguaggio di programmazione, che può essere Visual Basic, C#, C++, JavaScript con Node.js ed altri. Dopodiché, subito sotto, l'architettura .NET mette a disposizione quella che viene chiamata la Common Language Specification, che è appunto un
interprete chi pone, diciamo, la questione sulle differenze tra i vari linguaggi di programmazione e li converte praticamente in una sorta di metalinguaggio che sia interpretabile dal .NET. Cioè, sostanzialmente, prende un codice sorgente e, attraverso le varie differenze che ci sono chiaramente nella programmazione di questi linguaggi, che diciamo alcune sono anche marcate, lo converte in una sorta di metalinguaggio che possa essere univocamente interpretato dal punto dell'ambiente .NET base, che è appunto la Common Language Runtime, cioè la macchina esecutrice di questo codice. Ma come ci arriviamo a questo? Ovviamente all'interno del nostro programma .NET potrebbero essere state, diciamo, inserite delle WebSocket per le applicazioni web o anche applicazioni client-side, delle user interface, delle GUI, diciamo, quindi il famoso Windows Form e non solo. E quindi questa parte qua deve essere poi elaborata da questo modulo qui. Poi magari all'interno della nostra applicazione, in un contesto più avanzato, abbiamo dati che sono forniti in formato, ad esempio, non solo XML. E poi abbiamo le modulo, base class module, che si occupa praticamente delle classi che possono praticamente essere eseguite dal CLR, appunto quello che abbiamo detto, il Common Language Runtime. Quindi il linguaggio viene scritto, il programma viene scritto in linguaggio di programmazione scelto dall'utente, la Common Language Specification tiene conto delle varie sintassi, delle varie differenze, lo comincia a tradurre in una sorta di linguaggio, diciamo, intermedio, quello che noi una volta potevamo chiamare il codice oggetto durante la compilazione, ma non è proprio un codice oggetto, lo assembla insieme alle altre funzionalità che tutte sono le WebSocket, le user interface, componenti, diciamo, standard, diciamo, i programmi, e tiene conto anche della layer dei dati con le varie interpretazioni possibili, perché potrei anche utilizzare, ad esempio, per memorizzare dei dati semplicemente un database. E tutto questo viene tradotto in un metalinguaggio che poi viene convertito appunto in un linguaggio che è composto da classi base, dal modulo classi base, che può essere passato direttamente al Common Language Runtime, che esegue questo codice, che si interfaccia direttamente con il sistema operativo, sia dal punto di vista soft che dal punto di vista hardware. Comprendere tutto questo, mi rendo conto, non è abbastanza, diciamo, semplice, però noi questo lo esamineremo in dettaglio, e ogni volta che ci sarà necessità di richiamare questo schema, io lo farò appunto per farti rendere conto a quale livello noi stiamo lavorando. Ma noi utilizzeremo ovviamente come codice sorgente il codice appunto C Sharp. Andiamo avanti, quindi in C Sharp ovviamente è possibile creare applicazioni di interfacce grafiche GUI, ma non solo, anche videogiochi attraverso l'interfacciamento con Unity e degli altri framework di videogiochi, molto importante, anche della framework Unreal e tanti altri. E è possibile poi chiaramente progettare le semplici applicazioni GUI con Windows Form, ma è possibile realizzare anche delle applicazioni in console. E soprattutto è possibile sviluppare componenti di applicazione che, diciamo, software che sono orientati chiaramente all'aspetto web. Allora, adesso noi ti faremo vedere come creare una prima semplice applicazione dal punto di vista del programma, una vera e propria esercitazione in C Sharp. Tutte le nostre applicazioni saranno fatte con Visual Studio 2019 Community Edition. Lo puoi scaricare liberamente da internet, ci metterai un po' per installarlo e configurarlo. Ovviamente questo sarà oggetto di un piccolo tutorial che io ti introdurrò nelle prossime lezioni, ma comunque è abbastanza semplice. Diciamo che all'apertura dello strumento noi abbiamo la possibilità di andare a creare un nuovo progetto. Ovviamente potremmo aprire un progetto già presente, non lo facciamo perché non lo creiamo da zero, e potremmo anche andare ad aprire un repository, praticamente, diciamo, remoto, o una cartella locale per importare un progetto da un altro ambiente Visual Studio precedente, e quindi, oppure potremmo scaricare un appunto un repository
che è appunto un insieme di progetti o un singolo progetto, ma noi oggi focalizziamo su crea nuovo progetto. Per prima cosa, nel momento in cui clicchiamo su crea nuovo progetto, ecco qui, qua immediatamente ti viene presentato una serie di possibilità. Qua puoi scegliere il linguaggio di programmazione, come vedi le possibilità sono veramente tante. Diciamo che noi utilizzeremo C Sharp. A questo punto tu puoi decidere su quale piattaforma lavorare, quindi potresti lavorare su piattaforma Windows, piattaforma Mac, Linux, oppure mettere tutte le piattaforme. Nel momento in cui tu metti tutte le piattaforme, viene utilizzato ovviamente il framework .NET Core. Se io scelgo solo Windows, praticamente nella finestra successiva lui mi darà la possibilità di scegliere appunto il framework da utilizzare. Adesso te lo farò vedere. Io scelgo tutte le piattaforme, poi posso decidere di andare a utilizzare una certa tipologia di applicazione. Io scelgo console, potrei utilizzare un'applicazione di tipo desktop, potrei mobile, oppure potrei utilizzare, diciamo, un'applicazione pensata per un'altra, una libreria, e quindi ci sono veramente tante scelte. Io scelgo console, a questo punto il nostro ambito si restringe e ti dà la possibilità di scegliere o la piattaforma .NET Core, vedete applicazione multipiattaforma, o la, diciamo, applicazione .NET Framework, che è appunto pensata per l'ambiente Windows, perché qui tu puoi scegliere per quale versione Windows andarla a utilizzare, o comunque quale framework .NET andarla a utilizzare. Ok, allora io ti faccio vedere. Diciamo che sostanzialmente oggi, almeno per questa prima lezione, noi focalizzeremo l'attenzione sulla piattaforma .NET Core. Io ti farò il corso principalmente sulla piattaforma Windows, che siamo, diciamo, sicuramente più interessati, ed eventualmente ti introdurrò a delle differenze che riguardano, diciamo, specificatamente gli altri sistemi. Quindi ti spiegherò le differenze sostanziali di sviluppo fra .NET Core e .NET Framework. Scegliamo la prima tipologia di applicazione, appunto quella intercambiabile. Andiamo avanti. Immediatamente viene chiesto il nome e il percorso della cartella. Io mi scelgo chiaramente una cartella di comodo che chiamerò a questo punto progetto 1. All'interno di questa cartella progetto 1, l'applicazione, guarda un po', la chiamerò Ciao Mondo. Ok, questo è un nome di comodo del nostro progetto. Control Application, nome del progetto lo chiama Control App 1, nome soluzione è appunto diciamo la soluzione software che vogliamo utilizzare. Diciamo che sostanzialmente Control Application App 1 rappresenta il nome progetto, la soluzione potrebbe essere costituita da più praticamente, diciamo, progetti. Facciamo soluzione 1 e magari andiamo a cambiare qui il nostro progetto Ciao Mondo. A questo punto andiamo avanti. Vedi, qua ti viene detto e ti dà la possibilità solo di .NET Core, perché abbiamo scelto delle applicazioni piattaforme, diciamo multipiattaforma. Se noi tornassimo indietro, potremmo avere la possibilità in ambiente Windows di scegliere il .NET Framework, che è molto più ampio. Andiamo su Crea. Lui impiega un attimo per creare il progetto. Ecco qua, sto avviando appunto lo strumento di sviluppo. La nostra soluzione è stata creata dal software Visual Studio. La Using è una clausola che permette di includere una serie, diciamo, di funzionalità all'interno del nostro progetto. Poi la vedremo, diciamo, molto più avanti. La namespace è una clausola che crea uno spazio dei nomi per quanto riguarda il nostro progetto. Se volessimo includere questa soluzione, ad esempio, all'interno di un'altra, diciamo, soluzione software o progetto, richiamandola attraverso, diciamo, una notazione più sintetica. Come vedi, qui ti ha creato una classe.
Lui lavora già con la programmazione oggetti. La classe è un'entità astratta, un contenitore all'interno della quale possono essere inseriti dei membri, appunto, dei dati che possiamo modificare e che quindi conservano anche il loro, diciamo, stato attraverso l'utilizzo di metodi. Metodi sono delle funzionalità che permettono di leggere i valori di queste proprietà che stanno all'interno della nostra classe e di scriverle in altri casi. Ma questo ovviamente è un aspetto che vedremo più avanti. Diciamo che lui inizialmente ha creato quello che chiama il metodo main. Metodo main deve essere il metodo che deve essere eseguito per primo, diciamo così, questo programma deve essere eseguito per primo, alla quale io posso passare una serie di argomenti, infatti string con le parentesi sta per notazione, diciamo, di array, come quella utilizzata nel C++. E subito qui vediamo che immediatamente viene realizzato un control.writeLine hello world. Noi possiamo modificarlo in ciao mondo, la stringa chiaramente va tra virgolette doppie, e a questo punto, ovviamente, vedi, lui si corregge la sintassi, lui stamperà il messaggio ciao mondo. Quindi, console rappresenta un, diciamo, oggetto di una classe dove utilizza il metodo writeLine per poter stampare, appunto, diciamo, su una linea questa, diciamo, testo. Andiamo quindi immediatamente ad eseguirlo, vado a fare play, ovviamente lui compila, sotto sta compilando l'applicazione, e adesso vedremo in console che verrà stampato, appunto, diciamo, il messaggio ciao mondo. E quindi abbiamo realizzato la nostra prima applicazione. Andiamo a svolgere un qualcosa di più complesso. Quindi prendiamo questo progetto e immaginiamo di dover fare la somma di tre numeri. Dichiariamo tre variabili, chiamiamo A, B e S. La variabile S la impostiamo a un intero che è pari a 0. Dobbiamo leggere a questo punto i due dati A e B. Quindi facciamo un messaggio nel quale noi scriviamo nella nostra writeline, vedi, qui lui ci aiuta moltissimo nella scrittura del nostro codice. Prendendo il tasto tab, io seleziono l'istruzione che mi interessa, inserisci due numeri A e B interi per ora. Ricorda che in C-Sharp, come nel C, ogni istruzione termina con il punto e virgola. Io l'ho inserito, non te l'ho detto, ma tant'è, adesso lo stai vedendo e quindi te lo dovrò ricordare. A è uguale a questo punto, realmente, a che cosa? Dovremmo andare a leggere il nostro dato dalla tastiera. Quindi dovremmo utilizzare sempre la console. Quindi dovrei fare console.readline. Ok? Metodo read per leggere, ma questa notazione non mi basta, non mi basta, infatti lui te lo sta segnando praticamente in errore, perché in realtà noi dovremmo andare a convertirlo praticamente in un diciamo numero intero, perché tutto quello che viene retto dalla console è una stringa. Quindi noi dobbiamo convertire in stringa, utilizzeremo l'oggetto convert.toInt16, e qua poi ci dobbiamo un attimo capire, qui prevede come argomento appunto il nostro, andiamo giù dalla parentesi, ovviamente qui, ok, lo trasforma in un intero a 16 bit. Ovviamente dovremmo capire un attimo, ma non è oggetto di oggi di questa lezione, come viene rappresentato questo intero che è dichiarato con in. A questo punto facciamo la nostra somma A più B, segno aritmetico A più B. A questo punto cambio il mio messaggio e scriverò la somma è due punti e inserirò la variabile S. Quindi immediatamente, quando in cui faccio questa operazione, il dato mi viene convertito in automatico
diciamo in stringa, cosa che non avviene al contrario. Quando noi andiamo a visualizzare l'int che andiamo ad analizzare potrebbe essere o un intero a 16 bit o a 32 bit. Questo lo dobbiamo un attimo verificare in base alla piattaforma. Andiamo a fare play, per ora vediamo se funziona il nostro programma. Appunto, inseriamo 45 e meno 32, perché tanto sono i numeri negativi, la somma è 10. E quindi, come vedi, il nostro esercizio funziona perfettamente. Quindi, nella buona sostanza, abbiamo utilizzato questa cosa. Ti voglio far notare una cosa, che io posso anche cambiare qui e inserirlo che viene convertito in un intero a 32 bit. Vediamo un attimo, utilizzeremo dei numeri più grandi. Siamo dei numeri molto grandi e come vedi il numero si è stato convertito e sommato, perché ovviamente più aumentano il numero dei bit e più chiaramente è importante ricordarti che aumenta l'intervallo di rappresentazione. Bene, abbiamo terminato la prima lezione su C Sharp. Io ti ringrazio dell'attenzione e soprattutto ti invito a iscriverti al canale, al blog, il quale link lo stai vedendo sotto, appunto https://www.informatica/o21. Nella lezione successiva andremo a definire i vari tipi di dati, diciamo valore, semplici, che ammette il C Sharp, per chiarire bene la differenza fra un intero lungo, un intero corto, un numero reale, un numero in virgola mobile e altre tipologie di dati. Grazie.